Ascoltando queste parole, ieri qualcuno mi disse, però sembra che tutto sia riferito ad oggi, come se tutto quello che stiamo ascoltando, proclamato 2000 anni fa, oggi si sta realizzando. Ebbene, di fatto è così. Per quanto la storia è andata avanti, nel corso della storia tanti sono gli avvenimenti qui descritti che sono accaduti. Infatti Gesù, con un intreccio di parole, ha fatto riferimento a più momenti, a momenti vicino, prossimi a Lui e a momenti lontani che riguardano i tempi di oggi. Ma io su questi vorrei concentrarmi, perché ciò che è passato, adesso dobbiamo aprire bene gli occhi del cuore per poter comprendere, discernere il bene dal male e capire i segni dei tempi che ci proiettano verso il compimento di ogni promessa di Dio. Potremmo dire che il brano ascoltato è l'Apocalisse di Luca e questo brano, con maggiore dettaglio, viene poi ripreso anche da Giovanni nella sua Apocalisse. C'è un'assonanza perfetta tra queste parole e ciò che è scritto in quel libro, Apocalisse, che significa rivelazione, rivelazione di ciò che sarebbe accaduto negli ultimi tempi, in questi tempi, in quei tempi duri e difficili per l'umanità, come quelli che oggi stiamo vivendo. Pongono una domanda a Gesù, quando Gesù parla di quel tempio che sarebbe crollato, e gli chiedono quando accadranno tutte queste cose? E Gesù risponde con una risposta che deve far riflettere, perché dice: attenzione a non farvi ingannare. Quindi collega l'inganno al tempio. Quale tempio? Non certo il riferimento è solo al tempio di Gerusalemme, che sarebbe stato distrutto 70 anni dopo Cristo. Ma qui c'è un riferimento che va ben oltre e che è spiegato da San Paolo in una sua lettera, la lettera a Tessalonicesi. Quando, con riferimento all'inganno, dice: nessuno vi inganni in alcun modo. Prima infatti dovrà avvenire l'apostasia e dovrà essere rivelato l'uomo iniquo, il figlio della perdizione, colui che si contrappone e si innalza sopra ogni essere che viene detto Dio o è oggetto di culto, fino a sedere nel tempio di Dio, additando se stesso come Dio. Allora sarà rivelato l'empio e il Signore Gesù lo distruggerà con il soffio della sua bocca e lo annienterà all'apparire della sua venuta. E così siano condannati tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma hanno acconsentito all'iniquità. Noi, però, dobbiamo rendere sempre grazie a Dio, perché Dio ci ha scelti come primizia per la salvezza, attraverso l'opera santificatrice dello Spirito e la fede nella verità. Dunque San Paolo fa comprendere in maniera ancora più chiara come si sarebbe verificato questo inganno. Un inganno che avrebbe visto l'iniquità sedersi addirittura sul trono di Dio e che avrebbe additato su se stesso come Dio. Ma coloro che invece sarebbero rimasti fedeli alla verità del Vangelo, alla verità che è Cristo, si sarebbero salvati. Ecco ciò che sta oggi accadendo, dove in una casa l'iniquità ha preso il sopravvento, dove in una casa si sta demolendo la vera dottrina cristiana e si sta insegnando una dottrina che non appartiene a Cristo, che è un'altra religione. Non siamo noi ad aver cambiato religione, noi siamo fedeli alla vera religione, siamo fedeli agli insegnamenti di Gesù. Per questo il Signore disse a Maria Giuseppina: qui, in questa culla d'amore, sarà sempre custodita la purezza della fede. E qui il Signore ha voluto innalzare il suo tempio, tempio vivo, tempio nuovo,
Per questo diceva, in una rivelazione ancora, ogni peccatore che si converte è un muro che io innalzo nella mia città. La mia città che è quasi pronta e che splende e splenderà sempre di più, attirando tanti che proverranno da ogni parte del mondo. Per questo il Signore ancora disse, qui ho voluto la mia immagine per imprimere il mio volto nei vostri cuori prima che troppo tardi scoprireste l'inganno. Ecco l'immagine del Dio bambino, del Dio fanciullo, che è stata ed è impressa in tutti i cuori che con semplicità e buona volontà giungono davanti a questa culla e accolgono in sé il sorriso del Dio bambino. Quel sorriso che dona gioia, quel sorriso che dona carica, quel sorriso che dona entusiasmo vivo, quel sorriso che dona forza, la forza di affrontare tutto e tutti, la forza di alzare il capo e di andare avanti in questo mondo nonostante le tante difficoltà, nella consapevolezza che Dio, che Cristo, l'amore fatto persona, ha voluto volgere il suo sguardo su di noi. Ha voluto chinarsi ancora una volta sui suoi figli, ha voluto tenderci nuovamente le sue mani. Prendiamole queste mani, stringiamole forte al nostro cuore, non le lasciamo mai, perché queste mani ci condurranno a vivere la salvezza. Il mondo crolla, una casa crolla, ma coloro che rimarranno ancorati e vivranno questa casa, che è la casa di Dio, vivranno per l'eternità. Rimaniamo fedeli alla verità, a quello spirito di verità che era stato annunciato e che qui è sceso, oggi, in questo tempo in cui la menzogna sta dilagando altrove e sta prendendo il sopravvento laddove mai nessuno se lo sarebbe aspettato. Rimaniamo uniti a questa verità che comprendiamo, che ci fa vibrare il cuore e che ci porta ad ogni parola sgorgata dal cuore del Padre e dal cuore del Figlio, facendoci comprendere come tutto oggi si sta realizzando di quello che era stato detto. Ecco la grande grazia, l'infinita grazia che abbiamo ricevuto e che non possiamo tenere soltanto per noi, ma dobbiamo essere pronti a condividerla con tutti, con tutto il mondo, con tutti coloro che incontriamo, andando incontro a tutti e portando il sorriso del bambino Gesù, portando l'amore in un mondo dove il disamore avanza a causa di chi, purtroppo, ha abbandonato il vero amore e non ha contrastato il disamore e ha fatto di tutto perché il disamore avanzasse. Ed ecco che si è giunti in questo tempo in cui le violenze, l'odio, la guerra imperversano ovunque. Guerre fratricide, guerre di ogni tipo che vedono la morte di innocenti, di bambini e di tutti ciò e di tutti che spesso sono vittime veramente che non meritano tutto quello che si sta vivendo. Perché l'uomo è diventato peggio degli animali, è diventato simile alle bestie, non ascolta più Dio. Non ascolta più il richiamo di Dio, non ha voluto ascoltare il richiamo che il Signore ha fatto anche attraverso i suoi inviati, non ha voluto ascoltare il richiamo della Madre di Dio. E siamo arrivati a questo punto. Ecco che allora anche la natura si ribella all'uomo e al comando di Dio fa sentire il suo boato, la sua forza. Ma i figli di Dio non devono aver paura di tutto ciò che accade e accadrà, perché quello che è scritto si dovrà compiere fino all'ultima virgola. I figli di Dio devono essere fieri di appartenere a Dio e nonostante tutto quello che avviene nel mondo devono poter alzare lo sguardo e lodare il proprio Signore, vivere il proprio Signore e portare a tutti la testimonianza del proprio Signore. Tante sono le cose che stanno avvenendo e che sono avvenute.
Ma molto spesso, anche di fronte a tutto ciò che avviene, l'uomo non riflette. Pensiamo alla pandemia. Per un anno e mezzo si è fermato il mondo. Dopo un anno e mezzo, dopo 2 anni, tutto è passato. Come se non fosse successo nulla. Il mondo ha continuato a fare quello che faceva prima. Ed ecco che poi sono scoppiate le guerre. Come non pensare a tutto quello che è scritto, anche in questo comportamento dell'uomo? Nell'Apocalisse era scritto anche tutto ciò. Il resto dell'umanità che non perì a causa di questi flagelli non rinunziò alle opere delle sue mani, non cessò di prestare culto ai demoni e agli idoli d'oro, d'argento, di bronzo, di pietra e di legno, che non possono né vedere, né udire, né camminare, non rinunziò nemmeno agli omicidi, né alle stregonerie, né alla fornicazione, né alle ruberie. Ecco, i flagelli arrivano, il mondo dopo un'iniziale paura continua a tradire l'amore, continua a comportarsi rinnegando Dio, come se Dio non ci fosse, pensando soltanto a se stesso, animato unicamente dallo spirito di predominio e di prevaricazione sugli altri. Ecco gli sconvolgimenti della natura e del cielo, a cui si fa riferimento. La terra vibra, la terra fa sentire la sua voce, gli eventi naturali si abbattono, la terra viene purificata dall'azione di Dio per divenire nuova, rinnovata. E così i cieli si rinnovano. Quando l'agnello aprì il sesto sigillo, vidi che vi fu un violento terremoto. Il sole divenne nero come sacco di crine, la luna diventò tutta simile a sangue, le stelle del cielo si abbatterono sopra la terra, come quando un fico sbattuto dalla bufera lascia cadere i fichi immaturi. Il cielo si ritirò come un volume che si arrotola e tutti i monti e le isole furono smossi dal loro posto. Allora i re della terra, i grandi, i capitani, i ricchi e i potenti, e infine ogni uomo schiavo libero, si nascosero tutti nelle caverne fra le rupe dei monti. E dicevano ai monti e alle rupi: cadete sopra di noi e nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della loro ira, e chi vi può resistere? In senso spirituale, il sole rappresenta Dio, il sole che si oscura, perché in una casa dove per secoli quel sole ha brillato, ora quel sole non c'è più. Dio non c'è più in quella casa. E colei che era stata chiamata a riflettere la luce del sole, così come la luna riflette il sole, quella casa che doveva riflettere quella luce e portare a tutti quella luce, oggi diffonde tenebre, buio e non più luce. E coloro che erano stati chiamati ad essere stelle, stelle di quel cielo, di quella casa che avrebbe dovuto essere e rimanere il cielo di Dio, sono cadute, stanno cadendo. Ecco quel grande terremoto di cui parla Giovanni nell'Apocalisse, quando dice che la grande città si divide in tre. E noi tutti ben ricordiamo la meditazione che è stata fatta su questa divisione in tre parti. Da un lato i modernisti, dall'altro lato i tradizionalisti, e poi c'è questa casa dove è stata conservata e sempre conserverà la purezza della fede. I modernisti sono caduti. I tradizionalisti, se pensano di rimanere ancorati a quella casa, portando avanti una battaglia all'interno di quella casa che non potrà trovare vittoria, perché ormai la stragrande maggioranza di quella casa è contaminata, rischiano di essere travolti insieme a quella casa. Oggi
Tanti purtroppo attendono, ma è passato il tempo di attendere. È il momento di uscire definitivamente. Così come Giovanni ascoltò, quando quella voce imponente si innalzò e disse: «Uscite da Babilonia, popolo mio! Uscite, popolo!» Il popolo di Dio, il popolo fatto da chi vuole rimanere fedele, deve ribellarsi ad un sistema e, comprendendo che quel sistema ormai è inaridito, marcio, e che all'interno di una casa non c'è più possibilità di uscirne fuori, deve alzare lo sguardo per comprendere e vedere il sole di Dio e lasciarsi guidare dalla luce che illuminerà i loro passi e che li condurrà qui nella terra d'amore, dove il sole è tornato e sceso per non tramontare mai più. E a chi non vuole vedere, a chi non vuole ascoltare, pur comprendendo quello che sta avvenendo, a chi, come lo struzzo, mette la testa sotto terra, dico: alza la testa, perché altrimenti anche tu farai la fine di queste pietre che cadranno l'una sull'altra e rimarranno soltanto maceria dimenticata per sempre da Dio. Fratelli cari, se vogliamo vivere la Nuova Gerusalemme, se vogliamo vivere il nuovo cielo di Dio, dove il sole è sorto e dove si manifesterà con potenza il Figlio di Dio che attirerà tutti a sé, dobbiamo, così come ci è stato detto nell'atto di Magistero, la sacralità della vita e la volontà dell'uomo di sostituirsi a Dio, così intitolato, comprendere, essere docili, obbedienti e vivere l'amore. Quell'amore che deve ed è la leva nel cuore dei figli di Dio. Quell'amore che ci porta a scrutare il cuore del Padre. Quell'amore che ci fa contemplare l'amore fatto persona. E qui è sceso per poterci abbracciare e condurre nell'eternità. A chi nutre ancora dei dubbi, dico: è tutto scritto. E a chi dice: sì, ma queste cose sono sempre avvenute nella storia, dico: riflettete, ci sono due segni inequivocabili, due segni. Uno è l'abominio della desolazione, che riprende un altro evangelista nel suo Vangelo e che riprende San Paolo, quello a cui abbiamo fatto riferimento prima, l'iniquo che vada ad additare se stesso come Dio. Certamente l'iniquo non avrebbe mai detto: io sono Dio, non sarebbe stato inganno. Ma che cosa significa questo? Nel momento in cui si cambia la parola di Dio, si insegnano dottrine che non sono la dottrina di Gesù, in quel caso ci si sta sostituendo a Dio. Pur non dicendolo, ci si sta mettendo al posto di Dio. E poi c'è un altro segno. Una nube, un bambino che è sceso su una nube del cielo. Non mi sembra che ci siano tante manifestazioni, che ci siano state tante manifestazioni nella storia in cui il Signore è sceso su una nube del cielo. Una fanciulla di 7 anni ha visto Gesù scendere su una nube. Cosa poteva sapere all'età di 7 anni questa fanciulla del Vangelo di Luca, del Vangelo di Matteo, in cui si parlava di Gesù che sarebbe ritornato sulla nube del cielo? Cosa poteva sapere? Ecco l'altro segno. Gesù è sceso per iniziare l'itinerario del suo ritorno. Un itinerario che è iniziato e che sarà portato a compimento quando Cristo manifesterà tutta la sua potenza e tutta la sua gloria e la Chiesa di Cristo, firmamento del cielo nuovo, risplenderà in un buio fitto, dove tutti coloro che
guarderanno al firmamento di Dio e guarderanno la stella, Maria la stella, che brilla e brillerà, e la seguiranno, giungeranno innanzi al trono del Re dei Re, che dirà a ciascuno: vieni, fratello caro, vieni, sorella cara, prendi possesso di quel regno che ho preparato per te fin dalla fondazione dei secoli. E così sia.